E salve a tutti ragazzi, io sono Massive Computer Tech e oggi tratterò della mia prima configurazione PC. Sì ragazzi, ne avevo parlato già nel video precedente, sì, nel video precedente, in cui parlo appunto che facevo questa serie dedicata alle configurazioni. Oggi parleremo della configurazione più bassa, appunto, di un computer con cui è possibile giocare, ma che ha bisogno di upgrade. Ha bisogno di alcuni piccoli upgrade per poter funzionare meglio nel tempo, perché è una configurazione che può funzionare, ma non benissimo. Perché appunto a 400 euro è veramente difficile riuscire a trovare dei componenti che possano funzionare veramente bene, o comunque riuscire a trovare dei componenti che siano all'altezza di questo prezzo. Allora, prima di tutto parliamo del fulcro, diciamo, di questo computer, che è appunto l'alimentatore, quel componente che riesce a dare elettricità ad ogni componente del PC e quindi che rende il vostro sogno da gamer realizzabile. Parliamo dell'alimentatore, in questo caso è un 430 watt della Corsair, un CX430 che è un 80 Plus Bronze, quindi anche certificato 80 Plus Bronze. Ho dovuto passare a compromessi perché a 400 euro è veramente difficile riuscire a trovare un alimentatore che riesca comunque a restare nel budget, perché un Berlin non poteva entrare nel budget, e stessa cosa nel Cooler Master o comunque altri alimentatori. Ho deciso di prendere questo perché comunque ne avevo già provati alcuni e comunque funzionavano bene, non c'era un grande problema. Troviamo il prezzo di 42 euro. Passiamo poi alla scheda madre. Questa è proprio il componente madre del computer. Sì, perché la scheda madre, appunto, senza di questa, i vari componenti non potrebbero comunicare tra di loro. Quindi, ragazzi, ho deciso di prendere una ATX Gigabyte H97. Voi direte, ma perché sei andato a prendere un ATX? Ragazzi, ho preso un ATX perché effettivamente costava meno di una micro ATX. E ho detto, ragazzi, ho dovuto prendere appunto un H97 con chipset compatibile con i vari processori di ultima generazione e anche di quinta, con cuscinano, si spera. E ho dovuto prendere questa appunto perché costava qualche euro in meno rispetto a una micro ATX. E ragazzi, ho preso questa Gigabyte. Perché ho preso la Gigabyte, magari non la Asus, non la MSI, non altre schede madri? Perché la Gigabyte ultimamente si sta facendo valere in quanto riguarda i componenti, a parte la fascia alta che veramente è quella del top, materiali, si sta comportando veramente bene. Quindi penso che sia una marca che ultimamente si sta veramente facendo valere nel mercato della componentistica. E questa scheda madre costa ben 78,69 euro. Beh, ragazzi, ora passiamo al processore che è il cuore del nostro computer, che dovrà conquistarci durante le nostre sessioni di gaming. È un Intel Pentium G3220 Dual Core. Ok, non ho deciso di prendere processori più potenti perché comunque il nostro budget non ce lo permette, quindi ho deciso di prendere questo processore che può funzionare bene per un po' di tempo. Questa scheda madre ci permetterà futuri upgrade a processori più potenti, per esempio un i5, un i7 di qualsiasi tipologia a parte gli Extreme, ma comunque ci permetterà di inserire all'interno di nostra scheda madre qualsiasi tipo di processore. Quindi se vi mettete via alcuni soldi, magari 170 euro nel giro di 6 mesi, potrete prendervi un processore nettamente superiore e ragazzi, c'è poco da fare. E questo processore viene a costare 51 euro. E viene a costare 51 euro, ma comunque funziona bene per quello che fa. Funziona bene. Beh ragazzi, il mio consiglio è quello di non farvi spaventare dalla parola Pentium, perché molti di voi si ricordano, che ne so, i vecchi Intel Pentium 1 del, che ne so, 1980, non so, non mi ricordo precisamente la data, o i vecchi Intel Pentium 4 che magari non erano così performanti, cioè almeno
oggi non sono più così performanti. Ragazzi, questo è tutt'altro tipo di processore e cambia totalmente rispetto a quelli di una volta. Quindi ragazzi, cambiate totalmente mentalità, non pensate più a un vecchio Intel Pentium, ma pensate ad un processore attuale, moderno, che funziona benissimo. Passiamo poi alla RAM, che è la nostra Random Access Memory, che è quella che ci permette appunto di poter far andare i nostri programmi, il nostro sistema operativo, tutto. Ho deciso di prendere 4 GB di RAM, un banco solo, della HyperX. E ragazzi, a 1600 MHz. E ragazzi, ho deciso di prendere 4 GB sempre per motivi di soldi. Perché le RAM, in questo caso, è possibile inserirne un altro banco senza nessun problema. Nel giro di qualche mese vi mettete via 40 euro, vi prendete un altro banco di RAM. Ragazzi, ho deciso di prendere un banco solo, questo purtroppo vi tocca darvi. E come dicevo prima, il prezzo è di 38,61 euro. Per lo storage ho deciso di prendere un Western Digital Caviar blu da 1 TB al prezzo di 52 euro. Qui sugli hard disk non ci sto nemmeno tanto a girare attorno, perché gli hard disk alla fine più o meno sono quelli. Io ho sempre preferito i Western Digital perché nello storage sono sempre stati tra i migliori. E che dire ragazzi, questo è Western Digital blu, penso che sia perfetto. Questo è. E invece, come lettore DVD, abbiamo un Samsung masterizzatore DVD RV a 14 euro. Non ho preso l'Asus, non ho preso gli altri, perché in questo caso l'Asus costava 21 euro e 5 euro fanno la differenza. Parliamo della scheda video. Ragazzi, la scheda video è il punto focale del nostro lavoro da gaming. Da gaming. Si parla di una MSI N650 Ti. Voi direte, perché non hai preso una 750 Ti? Perché prima di tutto, al prezzo di 103,20 euro, voi direte, perché non hai preso una 750 Ti? Prima di tutto perché costava 20-30 euro in più, ma soprattutto perché la 650 Ti è leggermente più forte della 750 Ti, quindi ha delle prestazioni superiori, quindi in gioco è nettamente superiore di quei pochi frame, però comunque frame in più è sempre fluidità, comunque riesce a reggere praticamente tutti i giochi. Logicamente la 750 Ti verrà migliorata con i driver che saranno successivi a questa scheda video. Però per ora a 103 euro non si può avere di meglio. E ora passiamo all'ultimo componente, che è il case. Allora, in questo caso dico che il case penso che sia una cosa che ogni persona è libera di scegliere, perché anch'io avrei scelto un altro case, che è della Corsair, però sempre per motivi di budget ho preferito restare su Litech Case Ninja Gaming Middle Tower Case. Ragazzi, esteticamente è anche carino, e anche soprattutto all'interno lo spazio c'è per le ATX, c'è tutto lo spazio che vogliamo, a 35 euro può bastare. Però magari se avete un po' di più di budget sopra i 415, quindi possiamo avere anche 430 euro, potete prendervi qualcosa di meglio, o comunque andare a spendere qualcosa di più per il resto, anche se penso che l'occhio ha bisogno che lui della sua parte. Quindi ragazzi, questa era la mia configurazione. Sono sforato di un po', però non ho potuto fare a meno, altrimenti non avreste avuto storage, o comunque avrei dovuto scendere di scheda video. Ma se fossi sceso di scheda video non si sarebbe più chiamato computer da gaming, ma si sarebbe chiamato computer da lavoro, e lì a 400 euro è possibile fare veramente poco per questo computer. Io comunque ve la propongo,
e abbiamo un prezzo totale di 417 euro. Ok, ho sforato di 15 euro. Però ragazzi, nella scheda madre non è possibile scendere. Vi spiego il perché. Perché nei processori, in questo caso gli ultimi generazione, usciti da poco, hanno bisogno del chipset H97 e non è possibile scendere di altri chipset, comunque di altre comparto software. Alimentatore si potevo scendere, però ragazzi, futuri upgrade, come si fa? Allora piuttosto ho preferito togliere sulla RAM e sul processore, e magari col processore potete fare un upgrade e venderlo a 20-30 euro più avanti. La RAM, no, upgrade, prendete un altro banco di RAM a 30-40 euro, lo aggiungete, ci mettete esattamente 10 secondi. Beh ragazzi, questa è la mia configurazione PC da 400-420 euro. Sì, perché prima di tutto i prezzi dei componenti possono variare a seconda di quando guardate il video e soprattutto anche da ora in ora, perché molto spesso a seconda di quanta gente li compra possono variare il costo dei componenti. Non vi ho proposto un processore più grande perché, o comunque più potente, perché a questo prezzo è veramente difficile riuscire a fare un computer che sia all'altezza di questa cioè riuscire, che sia all'altezza di un PC da gaming. Perché è impossibile riuscire a partire comunque con un processore che sia già subito all'altezza per riuscire a giocare a tutto, tutto, tutto al massimo, eccetera. Quindi ragazzi, vi propongo questo computer che è possibile far scalare, in poche parole, fare un bel upgrade tranquillissimamente. Quindi se fra un po' di mesi avete un po' di soldi messi via, non c'è problema, vi prendete prima di tutto la RAM, quindi ho un bel banco da 4 GB, lo aggiungete a quello che avete già, avete i vostri bei 8 GB di RAM a 1600 MHz e siete a posto. E dopo vi aggiungete, se volete cambiare il vostro processore, aggiungete quello che volete, volete buttare dentro un i7, volete buttare dentro un i5, un i3 no magari. Un i5, un i7, decidete voi quale buttare dentro. La scheda madre li supporta tutti, a parte alcuni che sono gli extreme, ma per il resto, se non ne escono altri nuovi, per ora tutti i processori che ci sono in commercio sono supportati, a parte sempre se non verranno rilasciati i nuovi processori. Beh ragazzi, questa era la mia configurazione, spero che il video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi e che dire. Se volete comprarvi queste configurazioni, io non mi assumo responsabilità. Beh, ragazzi, spero che comunque il video vi sia piaciuto. E ci vediamo nel prossimo video di configurazioni. E bella a tutti, ragazzi, da Massive Computer Tech.